Welcome, buonasera e benvenuti a tutti. My name is Elena Past. It's my great honor to welcome you to an extraordinary evening. What you're about to see is a kind of miracle on 34th Street, Neapolitan style. An homage to the legendary playwright, actor, and director Eduardo De Filippo. Natale in Casa Cupiello tells the story of the Cupiello family as they prepare for the holidays. And it's a prescient index of the stress, the chaos, and tears, but also the joy, faith, and love that characterize the season. Luca and Concetta Cupiello and their family, friends, and neighbors don't have much, and they don't agree on much, and yet glimmers of goodness insistently appear over the course of the play's three acts. That's due in no small part to Eduardo's able use of the lilting, expressive sounds of the Neapolitan dialect. I'm an Italian professor at Wayne State University, and this semester my students and I had the unique experience of translating Natale in Casa Cupiello from Neapolitan and Italian into English for the super titles that you'll see this evening. Our course was about the 18th century Venetian playwright Carlo Goldoni, and we focused, among other things, on Goldoni's transformation of the Commedia dell'arte and his use of dialect. De Filippo's play, like Goldoni's theater, builds on a rich history of performance in Italy, but is also an innovative and imaginative chronicle of life in mid-century Naples. Tonight, we'll get to immerse ourselves in the sounds of Neapolitan, but if you don't speak the dialect, we worked hard to render Eduardo's energy and his irony in the text that you'll read above the stage. I want to take just a moment to acknowledge Paola Cefagliage, Tullio Di Michele, and Taylor Claybrook for their amazing commitment to the project, and to the Dante Alighieri Society for entrusting us with this important work. Putting together a theatrical performance like this one is a labor of love, and this performance has drawn on the talents, energies, and abilities of a whole group of volunteers and friends. The performance is part of the long Settimana della Lingua Italiana del Mondo, whose theme this year was Italy on Stage. It's performed under the auspices of the Consulate of Italy in Detroit. It was organized by the Dante Alighieri Society of Michigan in collaboration with the NOI Foundation, Nuovi Orizzonti Italiani, and by the cast and crew who created the adaptation and have been rehearsing for many months. They, in fact, rehearsed right through hospitalizations, cracked ribs, sore throats, lost voices, and other adversities. But tonight, you'll find them in perfect form. This is one more example of the Dante's truly innovative programming and their evidently boundless commitment to bringing new experiences in Italian culture to us here in Metro Detroit. All of the funds from this sold-out show will be used to pay expenses, finance the Dante's free cultural activities, and support Italian language classes in the public schools within the jurisdiction of the Consulate of Italy in Detroit. Please join me in a round of applause to thank the Dante and the cast and crew for their incredible work. Tonight's play is a comedy in three acts. As we prepare to turn down the lights, I ask that you remember, please, to silence your cell phones and other devices. After spending many months with Eduardo, I know that Paola, Tullio, Taylor, and I cannot wait to see Natale come to life on this stage. Join me in enjoying the show. Godetevi lo spettacolo. Or as they would say more or less in Neapolitan, Emo divertimagen. Start the second.
Ale. Lucaria e Shade, tu sono ben no. Lucaria. Lucaria e Shade, tu sono ben no. Lucaria. Shade, tu sono ben no, vuoi più di un caffè? La sera non vedi l'ora di andare a dormire. Che subito si rifanno le nove dal giorno appresso. Conge, fa freddo pure, eh? Si gela. Io me ne sono accorto stanotte. La casa è fredda. È fredda e gelata, no? Non ho potuto trovare calore. Ma ci mi sa la maglia, usciato di lana. Niente, non ci potuto trovare calore. Ma ci mi scuri i pedalini. I pedalini che compraste tu, i lana, ti ricordi, con c'è? Che diciste che avevi una combinazione, ti ricordi, con c'è? Conge, te ne sei andato? Sto cano, che è sto cano? Sentici che cosa, risponde. E parla, da parla, che ti senta, parla. Da segni di vita, che già mi fa parlare solo un braccio pronto un muro come se fosse una festa, non hai capito. No, dicevi i pedalini che compraste tu, che diciste che erano di lana pura. Ma che lana pure, che era tutta una mistificazione, non c'è, hanno fatto festa. La lana quando la lana si restringe. Che lana, più si allungano, si allargano, hanno diventato due barche, hanno diventato. Tutta la notte a correre più a questi pedalini. Con c'è un caffè, fa? Sto là, ho in coppa con me. Ma fa fritta, c'è sta niente, fa fritta. Con c'è fa fritto pure, Oh, mamma mia, Lucaria, te l'ho detto, fa freddo e basta. Questo Natale si è presentato come comanda il Dio, si è presentato con tutti i sentimenti. E beh, che può fare? Il mese suo lo deve fare. Uè, mamma mia! Oh, ma non dirò Carmine, con ti sei immortalata! E che bella schifezza che fai che hai fatto stamattina! Già, ma ti facevamo la cioccolata! E ne poi crasci, come tutto caffè! Ma con ma dimmi una cosa, tu perché vuoi dare la colpa al caffè? Che in questa tazza non c'è mai stato! Mamma mia, Lucaria, tu ti sei svegliato spiritoso stamattina, sì? Beato te! Tu sei diventata permalosa, io da Gerici sei diventata permalosa. Tu sei una brava donna di casa, sai fare tante cose in casa. Pasta e fagioli, sei bravissima, pasta e piselli.
la frittata che ci vuole. Tu sei la reginella della città, la frittata che ci vuole. Ma fai tu, non la sa fare nessuno. Poi c'è un caffè e cosa per te. Mamma mia, non t'ho pigliato, capito? Non t'ho pigliato, ma tu a chi vuoi affliggere? Ma non mi pigli, che mi voglio intossicare. Ah, non t'ho pigliato. No, non mi pigli. Non t'ho pigliato. E che tu non lo vuoi fare, non lo sai fare. A me pare che tu non lo vuoi fare, perché vuoi risparmiare. Col caffè, con c'è, non si risparmia, capito? Tu pigli tutte queste carte, cartuscelle che tiene dalla cucina. Ietta tutto fuori, butta tutto, accattano pochi caffè buoni, pochi misceli, poche qualità buone. Che le... Cioè, questa puzza scarrafone. Mamma mia, Lucarie, non do piglia, non do piglia. E non mi piglia, mi voglio avvelenare. Cioè, fa freddo pure, eh? Mamma mia, Lucarie. Fa freddo, te l'ho detto, fa freddo, il freddo non l'ho creato io, l'ha creato il Padre Eterno, perciò ti devi rassegnare, fa freddo, fa freddo, fa freddo! Ah. Ma che deve essere dato una mazzata in capo, non ci capisco, e ci serviva, mi dicevi, guarda, facciamola, fa freddo, se ci serviva di fare sta tarantella in mezzo. Oh, mamma mia, tu me l'hai domandato già tre volte, lo vedi? Ecco, te l'ho domandato, che ho fatto di male? Te l'ho domandato, questo Natale si è presentato... Come comanda il Dio, eppure questo avete detto. Pure questo avete detto, veramente? Pure questo. Ci dite, che ci fa così vuoi? Ci dice così, dice a noi. Un prosepio, non c'è un prosepio. Sta là, chi tu tocca questo prosepio? Quell'anno, guarda. Quest'anno devo fare il presepio più bello di tutti quanti gli altri anni. Ma ha incontrato Pastorelli, che abita al terzo piano, ma mi ha incontrato in mezzo alla scala, che anche lui può fare il presepio. E te lo vogliamo fare una gara. Sta fresco, lui fa la gara con me. Io sono stato il padre dei presepi. Io ci ho fatto dei disegni, ho fatto proprio il progetto. Progetto. Allora le squagliate, no? Mamma mia, Lucarie, io adesso mi sono svegliata. Se mi date il tempo di vestirmi per andare a fare la spesa, bene, altrimenti ecco qua, oi, massetti! E mi metto a disposizione del signor Luca Pupiello. Che comandate? Non l'hai squagliata, Non l'hai squagliata. E con c'è, ieri sera che ti dicevo? Che ti disse ieri sera? Domani mattina, prima di fare qualunque altra cosa, prima che fa sto caffè che poi non me ne manco buono. L'ho pigliato. Squagliato! Perché altrimenti devi sciogliere la cosa, perché altrimenti io non posso lavorare e ho per sempre non è pronto per domani, hai capito? Ecco qua. Ecco qua, andiamo a squagliare la colla. Quando viene Natale, e Luca stiga e dire, colla, pasturo, puzzemi, turo, e Lucarie, io vado a squagliare la colla. Hai capito, Lucarie? Ecco, stamattina mangiamo colla. Poi Lucarie, vado a squagliare la colla. Vado a squagliare la colla. Mangiamo colla stamattina, Lucarie. Fosse giovane tu, Lucarie. Si fa vecchio, con genere. Diamo lo che Jesus da, fa un animale coraggio, diamo lo che Jesus. Oh, non mi fa fritto in questa stanza. Una, e due, una, due, e tre. Se stanzi, che canni i pedalini? Che canni? Hanno tante vacche, sono diventato lì. Mm.
Niente, è fredda sta casa, non sta niente a fa, non c'è sta niente a fa. Andiamo Tommasì, andiamo Tommasì, su, studiamo, su, Tommasì, Tommasì, su, se ti sogni in notte, e io lo so che tu stai sveglio, andiamo Tommasì, io lo so che tu stai sveglio, non fai finta di dormire, su, Tommasì, niente, è una zozza, non si può bere in nessuna maniera. Tommasì, andiamo su, se sono che no, Tommasì, andiamo a fare un pezzo. Sa che fa fritta. Ma guarda, è cosa, non c'è trullo lungo che dorme fino a che sto. Io all'età tua. All'età tua e 7:30 mi alzavo come un grillo e accompagnavo mio padre che andava a lavorare, lo accompagnava fino alla porta, ci baciavo le mani, perché allora ci stava il rispetto per i genitori, ci baciavo la mano e poi chiudeva la porta e poi mi accuccanato dove c'era da fare i sonni. Andiamo, Tommasì, in su, che andiamo qui, pure che si sta a buscare. Aspetta un po', e gli ricordo. Andiamo, Tommasì, e usaccia che fa fritto, fa come a me, qui. Fermiamo il coraggio. Quello che fa fritto. Andiamo. Ma guarda, ne voglio con tutte le lente, ma in capisci, mannaggia, miseria, mannaggia. Andiamo con Masinia. Andiamo a fare tutto da... Tommasì, è meglio che il drunk retta stamattina, o se ci faceva la croce prima mattina, a zuppa latte! E tu che ti rientri? A zuppa latte, a colazione, a pranzo, tu che ti rientri? Tu se ne capite? Se non me la portate dentro al letto, non mi soso! No, tu invece ti soso! Così tu ti faccio un po' ospitale stamattina, Ecco qua, abbiamo squagliato la colla. Io non capisco tu cosa fai a fare sto presente. Una casa tutta inguaiata, renara che ne sa manna. Almeno venesse buono, Lucari, parola a me di questa cosa. Non viene neanche bene. Capite? Hai detto che non viene bene. Non viene neanche bene.
arrivi come se fosse la prima volta che faccio presepi. Ma davai, sono il padre dei presepi. Veniva la gente a me per chiedere consigli, ma venisse, dice, non viene neanche bene. A me non mi piace. Ma tu lo dici perché tu vuoi fare il giovane moderno che non ci piace il presepe. Ma come? Il presepe è una cosa così commovente. Ma guardate un po', come deve piacere per forza, a me non mi piace. Susso, ti hai capito? Susso! A zuppolotto! Quello mo si alza. Tutta la colomba c'è chi si sotto, sai, la zuppa d'atto si augura la raffinare nella cucina, hai capito? Eh? Che c'è il servitore non li tiene, hai capito? Li tiene i servitori. Beh. Sussero. La zuppa d'atto. Vattene a pigliare in tavolino, uè! Se tu ci porti la zuppa d'atto a chiesto l'indurietta stamattina, quando è bello dire non c'è, puoi portare la coppa bassa a tutti e tutti, eh! Per la galera sta crescendo, per la galera! Si è cominciato il telegrafo senza filo, eh! La zuppa d'atto! Su, belle mamma! Vieni, te la tanto bella, intanto mamma ti prepara un bello zuppone! Su! Niente affatto, un suppone si usa a pigliare la cucina, hai capito? Eh? Che l'ha presa per una serva a tua madre? Eh? Per una serva? Eh? No, tua madre non serve. Ma la scuola è senza altro. Sì, lo scocciando il tuo fratello. Allora, è stato capace di stare una settimana a letto. Si è alzato? E sapete se si veste? Sì, sì. Ha detto che si voleva fare una passeggiata di mattina per prendere un po' d'aria, così dopo una settimana che è stato a letto si arricreava. E sapete se si vuole mettere il cappotto? Come si dice, ma che esce senza cappotto? Ma che pazzo! Senti che metto il cappotto. No, dicesse che è meglio che non esce, magari piglia la ricaduta. Non pare che per me. Buongiorno, buongiorno. Come ti senti? Un po' meglio. Si vede. Ancora un po' debole, ma un po' meglio. Ma si vede che stai meglio. Caro fratello, ieri c'è stato sul nastro, andava senza tori là. Mi ha fatto mettere una polutrina, faccio ma proprio si fa. Si fa Natale, le indurette che stanno. Ma no, ma adesso ti vedo bene. Ah, sì. Sì, sì, fammi le opposte, che lo so. Da lì parte tutto, capito? Lo posso parte tutte cose. Io non me ne intendo, non lo trovo mai, che c'è fa? Guarda la lingua, ah, la lingua. quella me ne intendo. Sì, è pulita veramente. No, si vede che stai meglio, però devi ascoltare un po' tuo fratello, devi ascoltare a me, tu devi mangiare forte, carne a sangue e vino rosso. Sì. E poi tra una passeata verso il caraccio, poi animale ti fa bene. Se fa pure una pulizia anche la stanza dura, sai, 7 giorni chiusi, hai capito? Non c'è una bella pulizia nella stanza che ci vuole, ci vuole proprio. Come no? Tu che fai adesso? Che ci fa? Io ci ho pensato veramente perché dopo me ne vado e vado giù a fare 4 passi fino a Bangalotto e poi ritorno. Ah, fai pure, fai bene, mi fa piacere, vai. Una bellezza, vai. Donna Concè, non ho potuto trovare le scarpe mie. Che vuoi da me? No, non è che le voglio da voi, donna Concè, soltanto sono stato a letto con la febbre per 7 giorni e mi sono svegliato e le scarpe erano sparite. Ma tu quando sei coccato, tu ami sei scarpe? Lugari, a dove la mettere? Sotto lì. Vedete bene che la stanno. No, le scarpe sono sparite. Dove andate a Nannì, Lorita?
Oh, non cominciamo, non era il tipo che mi vendeva le scarpe su. Sabbo nude c'ha. Oh, marona mia. Sabbo nude scarpe. E come faccio? Come faccio a non faccio scimpio? Come? Non dire bugie. Non mi piace, per esempio. Qui, qui, qui. Chi ne parla a bamba? Non parla a bamba, dimmi come sei. E ma vado in modo di questa casa, ogni cosa è colpa mia. Ma cominciate prima mattina, avremmo cominciato. A zuppa l'altro! Ma io posso per con la faccia, però! Per la galera la cresciuta! Per la galera! Fullo qui! Non è congedo, io non capisco. Uno sta a letto per 7 giorni, si alza e le scarpe sono scomparse. Sono venute le scarpe mie. Perché ti sei venduto le scarpe mie? Perché? Perché ha venduto le scarpe? Facciamo sapere perché l'ha venduto. Come? Io ho ragione! Uè, che dai un ragione! Sentiamo la ragione! Sentimi la ragione! Perché ti sei venduto le scarpe? Io ho ragione! Io non ho ragione, che sono sfortunato! Lo confesso! Io le scarpe me le sono vendute! Perché mi credevo che non ti alzavi più! Uè! Ma che devi stare dicendo? Ma non c'è, che stai... Allora io vado a morire! Ma non si può scalare per morire, ma stai a dire? Ma no, non è che doveva morire. Ma il medico, quando è venuto, ha parlato chiaro. Ha parlato chiaro? Ma che cosa mi si nasconde in questa casa? Ma c'è nulla letto, chi si nulla letto proprio? Sì, nuda letto, nuda letto. Il medico ti è venuto a visitare e disse che c'era pericolo. Ma uè, ci passa lì. Io mi ho venuto pure un cappotto. Ehi, Lucari! Che gli sei venuto pure un cappotto tuo? Un cappotto in uccello! Un cappotto in uccello! Che lui con quella bella con le pellicce! La pellicella, un cappotto Che lui che ha fatto in gara e che ha fatto la scozzina! Sì, ma scala, tu uno ne tiene il cappotto! Ecco, ma tu dove hanno un cappotto in faccia? E che c'ha fa? E non esco più! Pasca! Non esco! Fammi una cortesia, Pasca, io non lo so come ci fa con te! Non lo so, sai che puoi fare, Pasquale? Dopo Natale, Pasquale, pigli una stanza mobiliare e vattene, a te. Io non posso stare in casa, non posso avere responsabilità con sto animale, sto mariucco. Sai che puoi fare? Sì, sì. Sai che puoi fare? Me ne vado. Pigli le scarpe mie. Ti metti queste qua. Esci. Ma tu vieni un po'. Ma dopo Natale, come tanta facca? Dopo Natale, a che tamma da fare, spese per 50-60 lire e poi qui, che ci fa? Mannaggia la mia, perché non lo chiudete? Ma perché non ve ne andate? Andare tu, a dove nasce io? Io non capisco, uno si va a cuccare la frema, no? E alla fine si scende senza scarpe. Vattene, dopo una camera pubblicata e va a te, no? Sì, me ne vado. Misericordia. Niente che me ne ca. Chi se viene la roba prima che hai muore. Aspettate che muore e poi va a venire. Un momento, come aspettate che muore e dopo va. Ma chi è lui? Chi è che è lui che predispone che sa venire? Che è un padrone? Ma non è caso che sono io, e tu sei mio fratello, e tu mi fai, quando muore, la roba tua appartiene a me. E chi se la deve vendere la roba mia? Madonna mia, io sono in mezzo ai cannibali, tu sei mio fratello, tu sei Caino sei, non vi lo tengo, non tengo niente, non acchiappate niente a me. Madonna mia, come sai da fare con questo guaglione? E beh, io sei contento, ma sei contento, io odio a contrastare con mio fratello, perché se no casi è scelto impossibile. Pasqua, tu ti incazzi e ti arrabbi come io, e poi io ti capisco però, ma tu Pasqua, noi parliamoci chiaro, parlami chiaro. Pasqua, tu paghi 5 lire ogni giorno per andare a sta casa. 5 lire, questa è la tua tenuta. Con 5 lire mangi, bevi, fai colazione, o pranzo, mia moglie la vestita,
pulisci, ti fa una guida, ti fa una guida, ma qua. Mo perché il ragazzo ha scherzato? Ha scherzato! Ha scherzato, ma scherzato? Ha scherzato, Lucarini, che sei venuto scarpe un cappotto, ha scherzato! Ma che c'è a fare? Che cosa vuoi? Un ammazzato! Mi vuole fermare una mano, ha già ciro a chi sto qua! E ha cerebro, che c'è a fare? Oh, un cerebro! Ma che ti devo dire? Ti chiedo scusa a vostra eccellenza, se il guaglione ragazzo si è permettuto di manomettere il guardaroba di vostra eccellenza, No, scusate voi se mi sono preso l'ardire di chiedere a voi dove sono andato a finire le mie scarpe. Ma io vi chiedo perdono. No, io vi chiedo io perdono a voi. Ma io mi ginocchio davanti a voi. Ma io mi metto la faccia in terra. Non lo so, Sì, misericordia. Non si può vivere in questa casa. Eppure dico una cosa. Vi avete parlato dei soldi e chiesto i 5 lire che la compassia in questa casa ne passa nessuno. Tutti quanti vi dicono il vostro fratello, lui vi accudisce, vi vogliono bene. Non sapete che la compassia in questa casa che mangerà i pizzi con coppa panza la mattina e la sera. E me ne vado, Arrivederci. I parenti. Che belli quando hai scucciato? Mi pare che uno era giovane, eh? Me la pare che anche uno era giovane. Sussata! Hai capito? Sussata! Lucarie, tu fai via un colpo d'aria! Ma che colpo d'aria? Non c'è l'ufficio, ci sono i colpi di sussata! Sussata, bella mamma! Vieni in dalla cucina, ma dove vai a pigliare un bello suppone? Sussata! Tu sei la mia nemica! La nemica della mia casa sei tu! La nemica del mio sangue! E sta niente a fare! Sta casa è... Come la dico io? Io lo so, tutti. Se non provo guaglione, io ti voglio bene tutte cose. Ma ti hanno carattere, figli miei, che ti fai odiare da tutti quanti. Ma non capisci. Proprio ti manca il giudizio. Ti manca proprio il giudizio. Cioè, non vuoi crescere. E già quando ero guaglione, dopo la terza elementare, dicesti non voglio continuare più con gli studi. Da pure. Vuoi fare il mestiere? Per fare il mestiere. Vatti a trovare qualcosa, vai in giro, andiamo in negozio, vedi se trovi qualcosa, una commessa, a cominciare a pagare qualcosa. Niente, proprio il giudizio non viene, non ti arriva per niente. Ma di chi? Ma come? Tu dovrai prendere un cappotto e inizi a scuola al mese di dicembre, ma... E ad agosto chi se lo compra? Io lo so, io ti voglio bene, tu lo sai, e faccio tutto per te. Voglio fare tutto, ti voglio aiutare tutte cose. Ma tu devi crescere pure, devi crescere. Io non posso stare, io non sono eterno, capito? Non so, ma mo viene Natale, faccio venire un sarto, ti faccio fare un bel vestito bello, perché visto che tiene addosso adesso, veramente è partito. Ti faccio fare pure un paio di camicie. Lo vestito e due camicie, va pure. Così fai. Va bene così, io non ho detto. Ti piace per sempre, ti piace? No, ma non ti piace, ancora non è finito, giustamente non si può dare un parere. Come fai a dare un parere quando una cosa ancora non è finita? Poi, dopo Natale, qua ti faccio due camicie, il vestito, e ti faccio pure un paio di cravatte. Due cravatte, che poi quando metto il vestito ci vuoi la cravatta vicino un po', ne capito? E ci metto due camicie. E due cravatte. E ti do pure 10 lire. Ti do 10 lire ti do. 10 lire, così quando esci con gli amici fa bella figura. Ti voglio fare una cosa. Io poi qua, vedi, proprio qua ti faccio venire la montagna. E dalla montagna qua ci stanno i pastori, poi ci metto la lavandaia, un cacciatore. Il pescatore, e qua faccio un laghetto, un bel laghetto,
e ci faccio venire l'acqua vera. Già, l'acqua vera. Sì, sì, l'acqua vera. Io dietro ci metto l'interoglicimo. L'interoglicimo che lo preservo, una cosa religiosa. Apro la chiavetta e poi esce l'acqua pura, l'acqua vera. Vedi qui. Ah, ti piace, eh? Non mi piace, questa non deve piacere per forza. Non mi piace. Ma è perché ancora non è finito. Ma pure quando è finito non mi piace. E allora vattene dalla casa mia. Hai capito? Te ne devi andare. Me ne vado, me ne vado, te ne devi andare. Vieni da qua, tu trovi un lavoro, vattene, non ti voglio neanche, non mettere più piede in casa mia. Ma la presente non mi piace. E da casa ne vai però. E me ne vado, me ne devi andare. Ma faccio prima la colazione. Vieni da casa mia, se fanno i cos'è. Qui. Ecco! Che è successo? Ma di che c'è da stare a casa mia? Ma che vuoi mangiare stamattina? Che vuoi mangiare? Che sei una tortura mattutina? Non c'è, che tu dica a fare che cosa voglio mangiare? E dire una cosa e poi tu non fai no! Non dico, che tu dica, non c'è, sai che puoi fare? Domani è la vigilia e poi arrivano tutte queste feste grandi, dobbiamo mangiare assai. E sai come fa? Andiamo, io non voglio mantenere le energie per oggi. E sai come fa? Fa un po' di brodo vegetale che tu lo sai fare così bene. E ci metto 300 grammi di tubetti dentro. A me i tubetti non mi piacciono. No, 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 noi abbiamo deciso che tu te ne devi andare. E questi sono tubetti che a te non ti riguardano. Senza frutta, eh? Che domani è quel santo giorno e so solo io quello che ci vuole. Ecco qua, voi 20 lire mette in chi per fare spese e 5 lire te le do a te o il lugaretto. Possono servire per qualche pastore. E mettere qua. Dopo che cosa? Arrote e mette, lugaretto. Qua, devo lavorare. Arrote e mette, devo lavorare, mettere qua. Arrote e mette, lugaretto. Ah, mette qua, non c'è, ma mette qua. Oi, io c'ho fatica, hai capito? C'è proprio stretto. Ecco fatto. Bene, mamma. Che sta? L'ultima colazione della casa paterna. Ma che sta? Questo padre snaturato ha il coraggio di cacciarmi dal focolare domestico il giorno del Santo Natale! Ma tu che dici, Nenì? E dica, ma so io quello che devo fare, so io quello che devo fare. Mi trovo un lavoro, ma qua non ci torno più! Nenì, ma tu che stai dicendo? Ah, che sto dicendo, che sto dicendo? Vedrai, la tua creatura non la troverai più! È sparita! Nennillo! Nennì, ma tu che stai dicendo? Nennillo! Nennì, che la mamma vieni qua! Siamo qua da cibri! Nennillo! Siamo qua da cibri! Uè! Sai che le barricole? È un ladro! Vedi la nante, chi è un ladro matricolato? È matricolato, eh! Ma... Vedi la nante tu! Sì, la pigliata da cibri! E va bene! Figliatele, te la benedico, Fa conto come se fosse la tua liquidazione! Ma non mettere più piede in casa mia, hai capito? Non mettere più piede in casa mia! Nennillo! Ma sapete che sta? Niente, non ti preoccupare, vai a pranzo, mi raggi, ma andate a volta! Lucari, ma perché vi siete appiccicati? Niente, non c'è, se non andai dai da casa mia, capisci? Sì, ma ci capite, ma perché vi siete appiccicati? Voi andate a trovare un lavoro e se non andai! Lucari, che sta? O niente, la città è scelta! Ci capito, Lucari, ma che sta? Non c'è! Che sta? Non c'è, ma offrilo proprio, la vuoi spiegare? Ma lo sta facendo un po' per sé, ma io devo stare tranquillo, devo stare tranquillo, lasciatemi lavorare, Lucari, ma tu stessi facendo la cupola di San Pietro, e mettici due passi in un colpo con 90, va! Thank you.
Nino. Buongiorno papà. Com'è che stai a caccia? Ti sei scontrato con tuo marito, nata poi, ti sei bisticciato con tuo marito, eh? Ma di chi? Non capisco. Vi siete sposati con tanto amore, con tanta gioia. E quello ti vuole tanto bene, è un uomo che ti adora, ti ha messo in quell'appartamento, ti tratta da signore. Ma dico io, ma perché vi siete bisticciati? Non morisci. No, quello è un uomo che ha tanti pensieri, delle responsabilità, tante responsabilità. Io quando vengo la sera ad stare nella pace della famiglia, deve essere accolto con sorriso. E tu, io ti conosco, tu faccio storte e botte. Perché vi siete bisticciati? Non morisci. Nino, un po' ricci, no? Questo è un altro tuo capolavoro, il più riuscito! Tutti e faccio sti capolavoro, Lucarie, perché tu non sei un capolavoro? Lucarie, tutti, Ma allora io non ci sapevo niente proprio. Ma che sapevo? Fo presepe, tu fai presepe. E faccio presepe, io faccio presepe. Però se succede qualcosa, non venite da me, perché io non so niente, faccio presepe. Anzi, vedete che scogliare la colla, perché si è fatta fredda, vado a scogliare la colla. Tra mamma e figlia è un linguaggio, allora è un linguaggio particolare. Squadra. Si è detto venire poi le vostre anime dannate, è sta roba lei, ma voi siete le nemiche del mio sangue. Sì, va a squagliare, E che famiglia che tanghi, e che famiglia che tanghi. E così? Ha sbuttato spalle e me ne sono andata. Mamma mia, ma tu sei pazza e chi non mi viene qua? Mamma, io non ce la faccio più. È un uomo che mi tormenta con la gelosia. Ah, nene, tu che stai camminando poco ritto, io sono mamma, te lo posso dire. Ma perché? Che faccio una? Che faccio? Il fatto vero è che io sono una stupida, questo sì. Faccio solamente chiacchiere. Ma devo fare i fatti. Che fatto vuoi fare? Devo fare i fatti, mamma. Che stai dicendo? E io faccio i fatti. Che stai dicendo? Nino, non lascio. Nino, che stai dicendo? Che non stai lascio. Facendo? Me ne scappo. Zitta, Nino, che stai facendo? Che resta per lì? Per il signor Nicola Percuo. Mamma mia, che resta lì? Urgente. Il nostro matrimonio fu un errore. Perdonami. Sono innamorato di Vittorio Elia e fugo con lui questa sera. Addio. Minuccia. Ma tu sei pazzo, se tu fai morire più buono, no. Ammazza la lettera, Nino. Nino, ammazza la lettera. No, non te voglierà. Nino, ammazza la lettera. Non te voglierà. Nino, ammazza la lettera. Non te voglierà. Zitta, ammazza la lettera. Io non ce la faccio più. Non ce la faccio più, maronna mia, ho trovato una strada. E beh, Nino, se io dici una volta, tu l'occhio mio non ne dire più. Che fate qui? Uno qualunque? Chi la te marita? Se non lo voleva bene, tu t'ho sposato, non t'ho sposato. Mamma, io non lo volevo, voi mi voliste da per forza. E mo è fatto, non ci sta più rimedio. E io me ne scappo. E io ti... una cosa mi faccio? E fatelo, uccidetemi sì. Pure. Sì. Ma perché sono stata così disgraziata? Però, ricordatevi che io adesso non sono più stupida come una volta. Adesso non potete fare di me tutto quello che volete. I nervi sono nervi, mamma! E quando c'è stato i nervi, gli scasso tutto caso! No! Che fai? Nino, calmati, Nino, calmati! Ninuccia, Ninuccia! No, presente, no! Chi lo senta a fare di mo? Siete contenta, mo? È contenta, mamma!
Che è stato? Non c'è, che è stato? Che è successo? Niente. Niente, io fare casa miccia da qua. Niente, come niente? Niente. Uè! Uè! Come sei? Come sei? Che Chi è che è stato come sei? È stata figlia dai via del Wes! Ma c'è figlia Wes? No, ma c'è figlia con una concetta, ma c'è figlia! Tu sei la mia rovina! Sei la nemica della mia casa! Sei la nemica della mia casa! Ma no, io non ce la faccio, non ce la faccio per niente! Non ce la faccio più! Io me ne vado! Io me ne vado a una montagna a fare il romito! Lucare, guarda, capito? Aiutatemi, non sei... sta morendo mamma! Tu sei morendo mamma! Conci, mamma mia! Dici qualcosa! Madonna, mi fa male la razza! Madonna mia, la pasta po'! Pasca, dai! Sta morendo moglie! Lucare, che sta? Sta morendo moglie! Ma dove ti? Pasca, appicci il candela, ma tutte il candela, tutte quante, ma non mi fai grazie. Tutte per concetta mia, qualunque cosa, hai capito? Qualunque cosa. Come ti senti? Aiutami. Ah, si sente vecchio. Pasca, studi il cannello. Mamma. Ma che sta? Che ti manno a fare? Non si sa niente, che domanda fa, non ci vuole dire niente qua. Mamma! Aiutami! Che? Che sei? Che? E te ne vai proprio. Dove sta questo dilemma in sta casa, con questo creatura che si arroba tutto con... No, vattene. Prima mi rate le scarpe, ora mi prendi la cinta. E rimane, credo. Arrivederci. Mamma. Come ti senti? Bene, proprio meglio. Si vede, sta meglio. Si vede? Sì. Concetto, queste cose non puoi fare, tu non puoi fare così. Noi figliamo la sera, i figli, ogni loro, pigliano la strada loro e se ne vanno, fanno i fatti loro. Concetto, tu mi hai fatto mettere paura, tu hai fatto questa faccia, eh? Concetto, che fai tu, non ce la faccio, sta sola, hai capito? Non ce la faccio! Ma mi do fuoco per sé, prima di volte. Mamma, e poi non sono per sé. State con mamma. Vado a vedere io la morte, non dovevo, se non si sente buono, state qui, sai. Vado a vedere io. Mamma, un cuore morto a me,
Ma come tu vai a scrivere che la lettera? Tu lo sai che tuo marito è un uomo positivo. Se chi le viene a sapere una cosa che gli dà cibi, capite? Dà cibi. Nino, giuro che fai pace con tuo marito e che finisce tutto cosa. Giura a me, Nino. Nino me le ha giurato. Te lo giuro, mamma. Nicolì, Nicolì, se l'avessi, stava morendo mia moglie. Ce l'avremmo perso, ce l'ho visto perso per mano. Mamma. Nicolì. Sinceramente caro. Quello mangia poco, Nicolì mangia poco, capito? Mangia come un uccellino. Poi si è presentata Ninuccia, tutta turbata, io ho capito subito che vi eravate contrastato, ho domandato pure, ma non ho potuto sapere niente. Niente, però, Nicolì, ma perché vi siete contrastati? No, niente, papà, niente. Un momento, permesso, Nicolì, fateci una cosa, fateci una cosa. Concetta è una brava donna, tu lo sai, perché non mi dice niente, mi tiene all'oscuro, perché mi vuole bene, non vuole dare dispiacere. Va bene, ma noi tra uomini noi potiamo parlare. Ma perché? Niente, papà, niente, niente. Niente, niente, eh? Niente. Questa è una società, è una società. Ma insomma, rimma fallosa. Dobbiamo litigare come se fossimo due ragazzini. Io sono mamma seria. Io questo dico io. Ma niente, io non è successo niente, facete pace. Ma io per me sono pronto, che l'essi che non la potete capire di nessuna maniera. Sei tornato, Sei tornato. Faccio prima Natale e poi me ne vado. È passata la superbia, è passata la superbia. Fai prima Natale e poi io lo sapevo. Io ce l'ho detto a tua madre, aspetta a pranzo che vorrei tornare una volta. Non l'ho qui. Ricordi che fatto è questo qua, che io sono stato sfortunato con i figli, capito? Sono stato proprio sfortunato. O maschio è peggio della femmina, noi. Non ti fa venire esperimento. Ma questa è colpa tua. È colpa tua. Quando mai? Poi veniste tu con la domanda di matrimonio. Il colpo di grazia. Papà, addirittura, il colpo di grazia. No, ma quindi fino al matrimonio, il giorno del matrimonio, quando a sta casa si piangeva notte e giorno. Papà, non ho capito, si sposava un delinquente. Ma no, io ti voglio bene, io sai che fatto che tu dicesti che avevi già trovato l'appartamento, ma per il matrimonio, quello fu il colpo di grazia, perché noi avevamo pensato che facevamo su una sola casa, tutti quanti insieme, e perciò dico il colpo di grazia. Papà, ma come si faceva? Ci sono delle esigenze, i rapporti con gli altri commercianti. Io ti capisco, lo so, voi siete giovani e ci avete le vostre esigenze, ci avete le vostre appuntamenti, ma devo pensare pure che un padre che si vede l'unica figlia che se ne va dalla casa. Tu non puoi immaginare, tu devi ancora in dubbio, che è una figlia che se ne va, che puoi capire, guarda, si risposava a chi? Lui, ti faceva una statua di oro, ti faceva, già mi sposavo a lui, ma dite che se tu hai femmine, io mica so femmine. Ma tu sei femmina, no? No! Se tu avevi femmina, io dicevo, perché sono il padre che comanda e tu devi rispettare la volontà del padre, io dicevo, sposa da Nicolì e tu te lo dovevi sposare. Se io avevo femmina, ti rispondevo, non mi piace! Quindi mi deve contraddire anche sulle cose impossibili. È carattere, papà, che ci volete fare? È carattere. E bene. Per domani come stiamo? Ma facete pace. Domani sai che voi venite qua, facete pace. E domani quel santo giorno stiamo tutti quanti insieme, perché Concetta ha preparato un bel pranzo, non ci manca niente. Venite qua e stiamo tutti quanti insieme. Ma Nicolì, che la metto la porta! Zitto, ma che fai? Che dici? Ma dice, la metto la porta! Nicolì, che la metto la porta! Ma che dici?
ci stai facendo perdere la casa. Per chi è presa a te, tutte le cose che fai, ti sta prendendo la casa, non ha ragione più. E tu poi, Nicolino che ha aperto gli api, mi stai pure gli api. E non ho detto niente subito, Nicolino che ha aperto gli api. E come si dice? Ma come si dice? Si dice tu, lo pigli in disparte, una persona aspetta il momento, lo pigli in disparte e dice, scusate, lei avete la pentola di fuori, e così si dice. Yeah. Facile pace. Gianni, vieni anche che mi fa spesa. Allora per domani? Ebbene, per domani venite qua, te l'ho detto, stiamo tutti quanti insieme. Che il concetto ha preparato un bel pranzo, te l'ho detto. Io ho preso pure 4 aragoste, vi manno stasera. Allora non arriva che fare poche spese. No, e tu a dove vai? Dove vai tu? Non hai capito, tu ti sei sentita male a spese. State qua, riposo, scendo io. Ma niente affatto, adesso ci penso io, ti mando tutto per un giorno mio. Abbiamo risolto il problema, però Nicolino, fammi una cortesia, io ti conosco, tu sei una persona molto generosa. Non esagerare, perché... Non esagerare, perché noi ci vogliamo mantenere leggeri. Che poi che è brodo vegetale, non ci sa che ci vuole dentro. E mo che ci dite che concede, ci sta pure un guaglione qua. Un 500 grammi di tubetto, Ma che dovete fare con questo brodo vegetale? Io vi mando una bella gallina, Cioè, una rapa. Certo che la gallina è sostanziosa, io, fa bene, ma noi ci vogliamo mantenere leggeri oggi. Dopo che il brodo vegetale è 500 grammi di tubetto. Ma niente affatto, voi vi dovete sostenere. Io vi mando una bella gallina. Sai come fai, Nicolì? Tu mandi una gallina, io mi faccio un brodo vegetale. No, tu mandi una gallina che me la mangio io. Ma poi hai il scenghi, ci rimarrò, Vabbè, state buone, papà. Grazie a Alce pazienza, devi avere pazienza, alce pazienza. Ma no, papà, io mi Nicuccia voglio bene. E io so, io ti ringrazio. No, papà, ma che fate? Sono io che ti devo baciare la mano. No, lascia la mano, Lascia la mano, se ne calo cazzo, Nicolì. E metti in maci, ma voglio mettere la cifra. State buono, papà. Guarda, ha fatto una macilla, per cappottetto. Ah, ma fatemi una noticina e ci... Ma che noticina, è tutta roba vecchia, cammi. Guarda per qua, ci vediamo domani, Domani sì. Va bene, domani sì, guarda. Pare che sia nuccia, veramente, il cappottetto comincia. Dove comincio? Per il signor Nicolò. Uè, Nicolì! Nicolino! Dì, cosa dici? Questo è per te, dice Nicola per cuo, che è per te, io. Grazie, Se sei creduto in casa, che vabbè, ci vediamo domani sera, facciamo una buona serata insieme. Benissimo. Una bella vicina. Vabbè, arrivederci. Ma metti da fuoco, sei andato a poco, tu. Come vorrei appicciare due tre bianca
Come vorrei sentire uno zampugnare. Ai ninni mi facite lo presepio. E a tavola mettito piatto mio. Facito quando a sera da vigilia. Come si in mezzo a voi. Stessa buria. E ce ne costa la crema st'America a noi napolitana, a noi gaggi che ogni mocene Napoli come a mare. Mia cara madre, che so erenare, per chi si chiama padre non so niente, mo tengo qualche dollare mi pare, che non so stata mai tanto pazienta. Mi sonne tutte notte a casa mia e le creature mie ne senta voce, ma voi vi sonno come una Maria voi spate un pietà o fin croce. E ce ne costa la crema st'America a noi napolitana, a noi gaggi che ogni mocene Napoli come a mare stoppana. Ma vite scritte che sono tu le chiamme, chi l'ha lasciata e sta lontana ancora. Ebbene, che vaggeri sia figlia vonna mamma, facitela tornare che la signora. Io no, non torno, me ne resta fuori. E resta fatica per tutto quanto. I gaggi ha persa casa, patria e onore. Io so carne ma ciel, so emigrante. E ce ne costa la crema st'America a noi napolitana, a noi gaggi che ogni mocene Napoli come a mare stoppano. Don Raffè, mi credete? Mi è venuto lo sconforto. Non mi dovete dire niente, don Concè. Io so tutto. Ma capita sapere, capita sapere. Io sono una povera martire. Lucina mi ha voluto castigare. Con un marito che non ha voluto e non ha saputo fare mai niente. E io e mia moglie lo diciamo sempre,
Voi dovete nascere coi pantaloni, non mi concerto. Adesso avete detto una cosa santa, non Raffaele. Ma vedi se è possibile, non me che l'età si mette a fuoco presepe. Aiuto quello dice, tu cari, ma tu che lo fai a fare sto presepe? Sapete che noi non teniamo creature, mi pare una spesa inutile. Sapete che mi ha risposto? Lo faccio per me, ci voglio scherzare io, mi da sapere. Adesso è uscito. Io ci dovessi scendere le scale, sapessi come correva. È andato a San Biagio dei Librai, ha detto che doveva comprare dei pastori che si sono rotti. Ma guardate, voi potete stare nella pace degli angeli. Vostra figlia Ninuccia ha fatto quel matrimonio, si è sposata a Nicolino per poco. È vostro figlio Tommasino che vi dà qualche problema. Fosse tutto comascio, le giovinotte, è l'età. E per l'età tutto è perdonabile. Don Rafe, vuoi che sta casa è mio marito. Ci ho pazienza. Per Natale vostra figlia viene a stare con voi. E come no, più tardi la vedete venire insieme al marito. Per 100 anni e con salute. Grazie. Siete rimasta contenti di quei bei capitoni che vi ho portato? Sono belle, però con la verità a me mi fanno schifo. A tutta niente ci piace, e io ce l'ho accanto. Vabbè, adesso vi devo lasciare, che ci è rimasto solo palazzo. Grazie, don Raffaele. Per qualsiasi cosa, non c'è, chiamatemi pure, io sono a vostra disposizione. State per buono, don Raffaele. Fate buone feste, buon Natale. Pure a voi, state per buono, don Raffaele. Arrivederci, buon permesso. Buon Natale. Ah, mo basta, mo! Questa è una storia che andava per me! Mo basta, mo, mi sono scucciato! È successo, Don Pasquale? Ma che è successo? È successo! È sparito un'altra 5 lire! Ma che volete sapere questa 5 lire a vostro? Ma non c'è! Queste sono servizioni che fanno lì! Avete capito? Io non ci capito! Voi lo prendete pure! Chi le rotere quelli? Ma è cosa che cosa che andrà a succedere sempre con passare in questa casa? Come si andrà a fare? Come mamma fa? Non offendete a Nannina. Denaro, renda casa non lo tocca. Buona cugina, chi è un ubricante? E voi lo difendete pure, ma voi dite nada voi. Che se è una storia che andrà a finire. Che andrà a finire. Io non capisco. Secondo voi io volessi male a suo guagliù? Quello è figlio di mio fratello. Non posso mai volere male a suo guagliù. Entra. Oh no, poi sto bello mobile. Vieni, ti stanno proprio con me e poi te ne vai. Buonasera. Mamma, questa Vittoria. Bravo, ma tanto piacere. Ma mica mini. Ma fa tanto piacere. Zio Pasquali, buonasera. Buonasera, buon Natale al mio nipote prediletto. E voglio tanto bene, gli faccio tutti gli auguri del mondo, una grande fortuna. Voglio dura ruba da 5 lire la coppa con me. È confessa. Io non faccio più da niente. Ma le cose che devono essere trattate così davanti agli amici. Sì. Sono tua madre. Non faccio più da niente. Mi piace questo pianto di sciacallo. Mi minaccia tu, io sono tuo zio e tu mi devi portare rispetto. E quando vieni tuo padre stasera gli dico tutto. Hai capito? A 5 lire, una cosa. Ho girato tutta la stanza, spingola. Ma ora voglio fare con te. Io ci vado a volta. Però si trova a 5 lire. Io mi faccio apprezzare per pazzo. Però ci andiamo insieme. Perché si trova a 5 lire che non c'è trovato? Non lo so, ma io devo stare presente. Se si trova la 5 lire, te lo giuro sull'anima santa di mia madre. L'anima santa di tua madre? Che le vive tua madre? No, è perché l'anima la tengono solo i muori. Te lo giuro sull'anima viva, santa di mia madre. Mi mette mano all'avvocato! Ah, tu mi metti mano all'avvocato! Ma dopo chi si mette mano all'avvocato?
voglio che gli faccia un giuramento sacro, e non l'ho mai fatto in vita mia. Io ti giuro sul direttore del bancolotto di Napoli, se si non trova la ciclina, io ti faccio il suo caratale, il ospitale. E poveri! Permesso. Poveri. Tutto scusa, permesso. E poveri! Non la concedo. Ma ho fatto proprio male a salire. Voi ve ne dovete andare, perché più tardi viene mia figlia con il marito a fare Natale con noi. E non ci vogliamo amareggiare la serata. Ma perché? Ma perché? E non facito scemo. Che il marito sa tutto. Sa tutto? Sa tutto. Per una lettera che mio marito ha dato nelle sue mani. So solo io quello che ci è voluto per fargli fare braccio un'altra volta. Le mie lacrime! Donna Concetta, ma io figlia vostra voglio bene. Mamma mia, che lo mo dice un faccio come se mia figlia non fosse sposata. È maritata, lo volete capire sì o no? È maritata, ma questa sera chi si è venuta in guaia? Va bene, non mi ha amareggiato. Me ne vado. Donna Concetta, voi non sapete quello che stiamo soffrendo di vostra figlia. Non va bene. Voi dovete uscire da questa casa immediatamente. Iatavene, separata lì, iatavene. Lì. Zitto. Dovevi uscire, come c'è? No, Lucarì. Ah, e perché hai aperto la porta? Hai pensato che avevo tuzzuliato e hai aperto la porta? No, io non ho tuzzuliato, ma come che hai aperto la porta? Mamma mia, Lucarì, hai pensato che stiva arrivando e hai già aperto la porta. Ah, allora ti credevi che io stavo arrivando e tu hai aperto la porta e sono venuto veramente. Telepatia. telepatia. Tu lo sai che la telepatia, no? No? Nemmeno io lo sapevo, me l'hanno spiegato. La telepatia è quando, come la Gianice, è quando io non busso e tu ora parlo. Tu c'è chi? Buona amica Tommasina, ma se ne stava andando. Buon Natale, felice anno nuovo. Fammelo salutare. Buon Natale, arrivederci. Ma che maniera, pare che lo caccia fuori. Rispetto. Ma che sta dai? E ossaccio, fammelo salutare. È in casa mia che è un po' di cortesia. Volete, ciao, buonasera. Voi siete un amico di mio figlio? Sì, lo vedo spesso. È Luca Cupirlo, io sono il padre. Vittorio Elia. Vittorio Elia, vedo che voi siete un signore, mi fa piacere come state vestite, mi fa piacere che mio figlio c'ha gli amici signori, perché io poi ce lo dico sempre a mio figlio di trovare gli amici buoni, perché sapete, a volte un amico sbagliato rovina tutto. Andate. Un momento, ma non cacciamo, aspetta. Ma chi le sarà dai? Mamma, aspetta, ma ti c'è offerta qualcosa? Non ha voluto. Luca Feina, non sono un rosolino. L'ho detto bene, non ha voluto. Una pasta reale, no, una dolce di... è meglio di niente, no. Proprio niente. Niente. No. Ma fate come se fosse a casa vostra. Vi ringrazio. No, è un presepio, l'avete visto? No, veramente no. Non l'avete visto? No. Non ce la fatto pure un presepio, Pari! Concetto, ma io come faccio a fare sta presepio se non lo fai prendere nessuno? E io mi ci mettevo pure la guida! Ma guarda, venite, osservate, guardate, fate però più lontano, sì. Perché da lontano io quando ci vuole la prospettiva del colpo d'occhio, giratevi, guardate, quando io accendo a biccio le luci, un momento che io accendo le luci e poi ecco qua, che ne dite? Bello, io poi, venite, visitate, io sono appassionato per presepi perché lo faceva anche mio padre per me e per mio fratello. Ma questo l'avete fatto tutto voi? Sì, tutto da solo, anzi contrastato anche dalla famiglia, Bravo,
bravo! No, io ve l'ho detto, sono appassionato di presepe, perché lo facevo anche per mio padre, per me e mio figlio, cioè per me e mio fratello, e poi io l'ho continuato per i figli miei. E tutta questa erba qui? Ah, che? Tutta l'erba? L'edera! Tutta questa erba? L'edera, sì! Pure ce l'avete messa voi? Sì, tutto io! Da solo? Da solo, sì! Bravo! Bravo! Concetto, sa una cosa? A me pare che io lo spottano da parte. Capisce. Come si capisce? Io ci non mi tratto in bacia. Aspetta ferma, va. Però è una casa mia, ascolta, ma come si permette? Ma non vi piace? Sì, sì, mi piace. No, ma non è che mi devi piacere per forza. Che ne vuoi? Non è che a Natale il presepe lo faccio solamente io a Natale. A Napoli si fa il presepe in tutte le case. Io sono andato pure a comprare dei pastori. Che perché io poi ogni Natale, sapete, io ho questa scatola grande dove conservo tutti quanti i pastori da un anno all'altro, insieme a chi lo fa, a spese grosse. E chi stanno giù dalla via la scatola, e ho visto che i tre maggi uno teneva la capuzzata spaccata. E se sapesse come mi è dispiaciuto, perché poi roba antica, avete capito? Era di mio padre, anzi sono andato a comprarlo, sono andato. A San Piaggio dei Fornai, sono andato in bomba, ora faccio vedere, aspettate un momento, eccoli qua, facevano un freddo, lo scelto fra centinaia di pastori, eccoli qua, ora vi faccio vedere, eccoli qua, perché poi l'ho comprato tutte e tre, perché pareva brutto, uno nuovo e due vecchi, ho piantato tutti, eccoli qua, vedi. E questo qua è Gaspare, vedete, qua è Gaspare, questo portava l'oro, ecco, e questo qua invece, questo qua forse voi lo conoscete già, è Melchiorre, questo qua portava l'incenso, ecco, e poi ci sta l'ultimo qua che ho comprato, questo qua è Baldassarre, chi ha la capuzzata rotta, che ho detto prima. E questo qua portava il mirro. La mirra. Mirra, sempre mirra. È così. Sono andato a comprare questi pastori. E Natale come lo fate? Vostra figlia? Voi. No, veramente. No, mia figlia non abita. A proposito, scusate un momento, ma Nenuccia è venuto o no? Non ancora venuto. No. Ancora non è venuto. Io c'era una figlia che è sposata. Non abita con noi. Quello poi, queste feste grandi come Natale, Pasqua, Capodanno, queste feste grandi, noi che facciamo? Insomma, mia figlia non abita con noi. No, quella si è sposata a Nicolino Percuro, c'è una fabbrica di bottoni, voi forse l'avete vista, l'aligrama Ditto Percuro, l'avete vista, no? Quello c'è, fa un sacco di soldi, fa soldi con i pettini, fa i bottoni, tanno centinaia di operai, c'hai pensieri pure. Così. I pastori danni. Non sono bene, andate, mettete, sono un patato. Va bene, io niente, che voi, mia figlia vi diceva, c'è tante, il marito fa un sacco di soldi, ci ha messo qui l'appartamento, un bellissimo, guarda come c'è, e che appartamento ci ha messo, bellissimo, io quando vado là mi scanso, perché è bello, nell'appartamento, c'ha i tappeti, buttate per te.
ecco, vicino il muro, vicino il muro tieni i quattro. E i pezzi, i mobili sono pezzi di, pezzi di arte, argenteria e oro. Anzi, ma vi dico pure un'altra cosa, vi dico un'altra cosa, ne voi non ci credete. Tenne pure un pianoforte, uè, nessuno lo sapeva suonare, però un pianoforte di 500 sta. Ho capito, Don Luca. E voi invece cosa fate? E beh, io, tipografo. Ah, tipografo. Vabbè, tipografo. Lavoro nella tipografia, sono un uomo di fiducia dalla tipografia, perché quella del posto che c'aveva mio padre, e poi quando quella mi assegnano un sacco di robe, tante responsabilità, pagamenti, tutte cose, poi quando è morto mio padre, pace all'anima sua, saluta a noi, hanno detto voi dovete essere il nostro uomo di fiducia, perché voi, come ha detto, voi dicete, hanno rispettato, ah, voi siete una famiglia! Una famiglia di fiducia. E io poi tutte le responsabilità, tengo il chiave, ci hai fatto prendere il chiave. Ma guardi, ma ci faccio vedere il chiave grosso della tipografia. Ma che chiave ci ha fatto vedere? E io poi il chiave ce l'ho proprio conservato, perché poi di sera aiuto, la mattina era appena andata a foto, altrimenti che dopo come entrano. E così passano mesi interi che non ci vediamo, poi arrivano queste feste, come ho detto prima, come Natale, Pasqua e compagnia varia, Capodanno, e così ci riuniamo, insomma, vengono e mangiamo insieme. Tommasino è venuto. No, sta pure con tuo fratello, il quale ha detto che non gli sapete 5 lire. Io sono con questo cappotto che pagando, fuori fa freddo, però non c'è, fa ancora freddo, non sta niente da fare. Un saccio, ti è vivuto proprio la quinta. Proprio la data, fammi capire in casa, perché ho capito in casa, perché non è stata usata. Va bene. Ecco qua, come ti dà cucina, va pure carino. Va bene. Allora, lei Tommasino è Galizia che è venuto? No. Tommasino è no. Ancora non vengo, Tommasino? No. Ma dice lei, l'ho sentito la voce, no? Non è venuto? Ah? Ma io dice che io spariscono i soldi, ho sentito. Io ci ho fatto un trucco a questo ragazzo mio, che spariscono i soldi, andiamo a casa, manca se fosse l'acqua fresca, e io oggi sono tutto sto fatto qua, che ti credi? Io certe cose sento, ma io stavolta ci ho già fatto un trabocchetto, dicite il genuio, dicite il genuio a mio figlio che qualcosa, magari quando a voi ascolta, a me no. Va bene. Però, stavolta veramente, sia un goccio, ci ho fatto un trabocchetto, sia a chiappa ci faccio fare marene, ci faccio fare una brutta figura, a tutti quanti, ma vedi perché mi vuol dire tutto in casa mia i ladri non ci hanno stato, come vedi non si è trovata, e non si è trovata, io sono innocente. Lucari, chi si sappia da 5 lì non è vero. Un momento, state zitto, io non ne so niente, state zitto, ma vedi, assodiamo tutto. Pasqua, tu hai tutto, azzaggia tu. Hai torto, e molti dico anche perché hai torto. Tu non puoi accusare una persona se non hai le prove inafferrabili. Tu venivi da me, è così. Venivi da me e io facevo l'investigazione, guardavo che stai che là. Se si trovava i soldi, io ti davo la soddisfazione. Hai capito? Un momento, noi assoliamo. Non mi tocca. Mi dovete fare la cortesia, state presente perché a Kist ci ha già fatto brutta figura davanti agli amici e ai parenti. Vieni qua. Ma abbiamo già sedato. Vai. Vieni qua. Ma roba che deve essere diventato tuo padre. Taggio, vieni qua. Io sono tuo padre. Vieni qua, io sono tuo padre. Stai attento un po'. Io ho il diritto. C'ho il difetto di questa sacca.
Che resta? Che dico? Ma che fa sentire? Fa facendo la salsiccia la notte? Ma quando cresci? Guarda, 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 guarda che tiene. Che tiene da sasa? O strumbolo? O strumbolo? Ma tiene 40 anni per quello strumbolo? Ma no! Ma quando cresci? Non ci capite? Quando cresci? Fava te. E chi stai credendo? Ma tu vuoi crescere, è sotto tre. Non do... Ma avete già visto? Ho già visto, no, che hanno già visto. Ma non visto? Ho visto. Ma avete già visto? Non ma avete visto? Già visto? Ha dato sta giacchetta. Ecco a me. Eccola qua, hai già visto, hai già trovato, dai. Ha già trovato, che figure che fanno andare la gente, che figure che fai davanti con tutti quanti, eh? Eh? Che figure che fanno? Mi piace per sé, eh? Mi piace per sé. No! Ah no, eh! Ecco la 5 lire, l'abbiamo trovata! Io lo sapevo! Io ecco lo sapevo! La l'abbiamo trovata, vedi? Fammi vedere. Visto? Prendiamo una mobia! Ecco la croce che ho fatto io, vedi? Ah, visto? Chi ci ha fatto lo segno? Mo non può nemmeno più negare che ci ha fatto segno, proprio il cangoppo, sì, sì, sì. Che figure che vai facendo, che figure. Pasca, aspetta un momento, ma cazzo. Perché ci facendo, che ci sto segno che ci facetti io, che abbascio, Dove, dove? Cazzo, Pasca, cazzo, Pasca. Ma forse sarà stata una combinazione. Pasca, cazzo, i soldi sparivano dalla casa, allora ci facendo segno pure io, capi? Non ci capi, ma tu ci facci sta stella. Pasca. Pasca, tu, date capito, in questa casa voi i soldi non avete toccato, Dio lo sa che sì. Ci può arrivare alla fine del mese. Ma è stata una combinazione, Lucari, tu ci facci sta stessa. E tu ci hai fatto la posta, ragazzi, ci hai fatto la posta, ha pigliato la 5 lire e è venuta così. Ne mo io, a chi stai che ci dico? Che cosa gli dico? Ma c'è sta zitta, che ci dico? Dice, ci vuoi che dici qualcosa? E le bruzie a rotto. Allora, sai come fa? Buon Natale, lasciamo stare, non ne parliamo più, non ne parliamo proprio più, Non ne parliamo più. Non lo facciamo più! E non lo fare più! No, ha scritto non lo facciamo più, hai capito? Non lo facciamo più! Va bene, allora io me ne vado, vi tolgo il fastidio. Ce la voglio andare? Se ne deve andare? Io. Ma no, andate. Ma come? Natale, dove lo passiamo? Ma io, per la verità, sono solo a Napoli, la mia famiglia è a Milano. Mo me ne vado in una trattoria e poi mi ritiro. Ma no, non sei stato a mangiare con noi, no? Conce! Conce! Ne facessi una buona, ne facessi! Io soffro di rene, ma dove resta questo spindolino? Soffro di rene, ah, vuoi venire o no? Ma guarda che faccia che ha fatto, ma la faccia la miseria. Tu hai fatto chi lo pranzo, non ci manca niente, non ci mancherebbe pasta a 40 persone. E poi, cioè, chi è il signore che mangi? I signori non mangiano. Sentite, rimanete con noi, e solo pensiate che voi andate nella trattoria a mangiare da solo. Ma me non mi viene la melengonia del cuore, no? No, io dovevo rimanere. Non si discute proprio. Non si discute proprio, no. Voi siete un mascalzone. Apri la porta. Auguri! Buon Natale, auguri, entrate. Nicolino, come stai? Buon Natale. Fa freddo, ma che fa freddo tu questo cappotto? Guarda che cappotto, bello. Guarda, pesante pure.
Perché non fa mai freddo? Non fa mai freddo. Pascal, metti una coppa in stanzetta, sì, coppa, sì, ci metti, che non ti preoccupare, non ti preoccupare, un coppo di là. Pasqua, ma che stai a fare? Mi stai a no, fare? Stai a fare? Ma 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 dammi sta borsa a casa, dammi meno. Bueno, con c'è in serra. I vacanze rare. Giure, con c'è in zurra, che giù, in casa, giure. E in serra, sta mia zia Mariuola sta. Zio Pasquali, il bancolotto come va? Va bene, va bene, sono giornali di punta, le feste natalizie, la povera gente gioca, gioca. Certo, papà, ci siamo tutti? Sì, sì, ci siamo tutti, veramente. Anzi, ci sta pure un amico di Nillo, di Don Masina, che c'è la famiglia a Milano. E l'ho invitato a mangiare con noi, ti dispiace. No, papà, è per allora, ma te lo faccio conoscere, vieni insieme a me, sì, te lo faccio conoscere. Don Vittorio, io vi voglio rappresentare a mio genere, Nicolino Percuco. Nicolino, questo è Don Vittorio Elia. Don Vittorio è il mio genere che aveva detto prima che aveva di tenere il pensiero a fabbriche, i bottoni, vi ricordate? Ma e qui senza parlo, non è che so. Ma vi ricordate, Don Vittorio? Ma che sta? Non si parla, che era allora? Non capisco, che è successo? Tu non ne sai. Ma io! E state fermo, che ma te che fa successo? Male! Nino, che è successo? Niente. Con c'è, che è successo? Niente. Ma allora che non posso sapere niente da sta casa? Non c'è niente, non c'è niente. Noi non posso sapere mai niente da sta casa. E lasciate. Niente, nonni, niente. Che sto? Mamma mia, che gli urlate, che schiarate. Che ne fate la mani da cucina? Guarda qua, il tuo piatto. Guarda qua, io devo passare da lui, come te, da lui che studiare. Voi mi darete una spiegazione. E per che cosa? Lo sapete meglio di me. Mi attribuite un potere divinatorio che purtroppo non posseggo. Ad ogni modo più tardi ci spiegheremo. Sono a vostra completa disposizione. Nicolì, questi sono i rimaggi che ci ho comprato, vedi? Ecco qua. Gasper, Melchior e Baldassarro, vedi? Mangiano con noi. Come sta distratto? Lui non mai mangiato con noi. Ma che si sta? Pascato, fa una risata. Io ho detto a Nicolino, tutte queste sono le rimaggi. Ha risposto, mangiano con noi. Ma che le chiesa? Si appiccicate la moglie, sai che? Io so che cosa è successo. Chi la X ci piace di mangiare, per bene. Chi la. Alla moglie invece che fa? Quando torna a casa ci fa trovare verdura, un po' di vegetale che stecca là. Chi lo mangia buono, allora che fa? Se ne va a trattorino con gli amici e ingrassa, avete capito? E ingrassa che la moglie si arrabbia, chi se ne è vero, perciò bisogna contrastare perché vi siete ingrassati. No papà, no, vi sbagliate, mai come questa volta vedo che c'è un accordo completo. A me fa piacere che ci sta l'accordo in famiglia, è bello sempre l'accordo in famiglia, pure il concetto no. Ci appiccicamo sempre, ai voti a Lucca arrivano fino a Bacio Palazzo e poi niente, poi facciamo pace perché ci sta l'amore, ci sta il rispetto. Anzi, parlate male di me a concetto, quella vi mangia vivo, vi mangia. Qui! Che succede?
Che è successo? Quella ci stava una mosca in capo a San Giuseppe. Una mosca in capo a San Giuseppe, un mese di dicembre. Ma tu sei stato un pazzo, non ci capisco. Un mese di dicembre una mosca in capo a San Giuseppe. Ci stava una mosca in capo a San Giuseppe. Uè, Maronna, mia madre, non ti piace questo. Ci stai sempre vicino. Ma lascialo stare proprio. Ma io non capisco. Vedete, non mi trovo. Chi le fa questa e quella? Ma che i sentimenti sono buoni. Sono buone, è affezionato, è buona la tradizione, affezionato alla famiglia. E poi fa questo mo' è Natale, ogni Natale, e io ci faccio scrivere la lettera alla mamma. E Nicolino, tu lo sai, e facciamo lasciare, e la mettiamo sotto il piatto, è così. Che lo voglio io, sta roba qua. Perché? Perché il rispetto per la mamma non è da mai fornito. Faccio già la lettera. Faccio leggere, leggere a Nicolino. Ma è pure specie di quella degli altri anni, ma papà! Non fa niente, ma Nicolino la vuole sentire, vai! Nicolino la vuole sentire, piglia la lettera, eh! Dove sta? Piglia la lettera, faccia sentire! Piglia la lettera, leggi! Sentite i sentimenti di questo ragazzo, Ogni anno ce la fa sentire sempre la stessa litania. Pasquale, se tu la litania non te la sentire, vattene in una stanza tua, hai capito? Vattene in una stanza tua. Il ragazzo deve leggere, io ho avuto la malattia e vedi, io non posso essere responsabile per le sue azioni. Lui, guarda la gamba, chi è nervoso, guarda la gamba. Va bene. Vai avanti, sentite i sentimenti di questo ragazzo, Cara madre, tanti auguri per il Santo Natale, cara madre. Da voi, tu già l'hai detto questo. Pasqua, state zitti da c'è. Vai avanti. Cara madre. Da oggi in poi voglio diventare un bravo giovine. Ho deciso, mi voglio cambiare. Preparami. A maglia e i casettini e a maglia e te. Uè, Lucarini, che gli mi ha pegato un piano? Da poco mi mandavo in ospedale. Ma io ti avevo avvertito, no? Che è nervoso. Guarda la gamba! Tu sta zitto, non fa niente, vai avanti, io non ci penso più. Pasqua, tu devi sta zitto, che il piatto sono poco e noi dobbiamo mangiare, capito? No? A 70. Continua, vai avanti. Cara madre, ho deciso, mi voglio cambiare. Preparami un bel regalo. Questo te lo dissi l'anno scorso e questo te lo dico anche adesso. E che sto dicimognando, Cara madre, che il Signore ti deve fare vivere 100 anni assieme a papà, a Ninuccia, a Nicolino e a me. Cara madre! Ehi, non lo vedi? Vai avanti. No, aspetta noi. Il non ti metti pure a me con palista della salute. Vai avanti. Io saggio che cosa vuoi dire, ma a bozza. Ma che c'è a bozza, Lucari? Io faccio parte della famiglia, ma ti metti pure a me. Non posso. Oi, come che non vuoi? No, non posso. Non c'è lo spazio. Tu voglio fare un manifesto, non c'è lo spazio per me, capito, Lucari? Oi, voglio, tu mi metti pure a me, capito? Perché sennò io mi faccio pure la pappaccia e ti appizzo la forchetta a casa. Uè, Pasqua, ma tu fai ove? Faccio ove. Ma tu fai ove? Ove. Ma come, minaccio guaglione con la forchetta a casa? E dove siamo arrivati? Ma cambia, assetto, fammi la cortesia. Ma aveva ragione nostro padre che ti chiamavo fiammifero, subito a pizza. Io ne sono fiero. Ma dimmi una cosa, Pasqua. Se tu sei diventato per chiuso pure tu, ma dimmi una cosa, se metti pure a te in la nota che sto qua, tu hai veramente cambi 100 anni? No! E allora? Ma è per principio, lo pari! Lo sai che puoi fare? Metti 100 anni pure a zio Pasquale, ma come faccio?
Metti 100 anni anche zio Pasquale, mettici pure lì. Sì, che poi? Che poi il padre eterno lo sapeva che la canta fa. Sì. Farisei! Siete farisei, questo siete! Vieni, vai avanti. Cara madre, che il cielo ti deve fare vivere 100 anni, assieme a mio padre, a Ninuccia, a Nicolino, a me, e 100 anni pure a zio Pasqualino, però con qualche malattia. Una carogna, sei una carogna. Questa è la proposta. Questo è quello che sei, una carogna. È la proposta. Chi ne può pascare? Pasquale sa la figlia, si incazza. La figlia, che fa? Facciamo bubà, bubà, ma che poi alla fine ci vogliamo bene in questa famiglia, tu lo sai, noi siamo parte della famiglia, e non mi togli, ci vogliamo bene. Chi ne può? A Natale, qualunque costo, che costa qualunque cosa, io ci fa un regalo a mia moglie, cioè ci fa un regalo. E 2 anni fa ci facettano un bello pezzo di stoffa pesante e si facettano cappotte che poi sono mette stanotte alle 6:30. L'anno passato ci spegnurai gli orecchini e ci facettano trovare sotto il piatto quando stiamo. Mamma, se sapesse l'emozione, freddici. Gli orecchini miei! E non vi speravo di avere più piagnevole, che emozione! Quest'anno ci ho pignorato una donna le stesse orecchine e ci ho comprato un altro regalo. Ma mo lo capigliamo, lo faccio vedere, vado a pigliare subito. Anche io ci ho preso il regalo. Ah, hai fatto bene, eh? Andiamo a aprire. Andiamo a aprire. Con permesso. Ecco qua, vedi? Guarda che ci ha cioccolato, guarda qua. Quella aveva perso l'ombrella. Concetta, allora io sono andata da un amico mio qua vicino che vende, un commerciante che mi ha fatto pure un buon prezzo e ci ha cioccolato. Questo l'astuccio è forte, questo è indistruttibile, questa astuccia. E poi la copertura è una tela, di seta che è buona per l'acqua, è buona per il sole, è buona per il vento, è buona per tutte cose. E poi il manico questo è materia tua, tu te ne intendi, questa è materia che tu te ne intendi, questo è corno vero. Ho pensato pure come ci hanno regalato, vieni qua, ma sì. L'idea mi è venuta quando sono andato a comprare le marce, no? E così, quando sono andato là, ho pensato che noi, a sera, quando stiamo tutti quanti seduti qua, ci presentiamo vestiti da re magici e portiamo a cantare. Io dico, tu scendi dalle stelle, Concetta bella, e io da giù cattate chi sto ombrella. Senta a me, e pure io ci pensavo. Tu scendi dalle stelle, o via Concetta, hai cagnato nuovo, e mi da giù portate
testa burgetta. Io da chi? Niente, che tu pigliare. Niente, tu pigliare la lettera che ha scritta, mi tende lo piatto, cioè, tu fichi sei che come cire. Io porto a Burzetta! Ma no. Io voglio portare a Burzetta! Non comprare un capo, a Burzetta che si fa scala, la giurita! La giurita, tu metti una lettera a piatto, la gente lo sanno che tu non ne hai più. Che sta? Se ne è scappato un capitone mentre lo tagliavo! Ma che mamma, ma fare un capitone, attacca per la porta, a destra stretta, a destra stretta, a stringi. Lo vedi, mi schiatta a capo, lo vedi? Ma io non so, bubone! Guarda qua, guarda. Proprio in coppa ad Enrico, guarda qua, guarda. Mi sentivo il più basso, se ne va più là di uno, facciamo un bello Natale, facciamo. Ma guarda, va. E noi abbiamo un capitone, po'. Che ha fatto capito? Se ne è scappato, sto capito. Puzza addorno sotto un naso, sanno con addorno la morta, addorno. Chi l'ha vista la finestra aperta si è fatta la coppa bascia, chi tocca di coppa la loggia la signora bascia, hai capito? A voi allungherino, vai grinda la cucina, che ha preparato. Zio Pasquali, mi vorrei lavare le mani. Sì. Ah, poi scappa, tu vai, una saponetta, vieni pure, vieni, mi lavare le mani, perché a tavola si fa con le mani pulite, hai capito? Dopo voi dovete lavarvi le mani. Ma io sono a posto, grazie. Sicuro? Sì. E allora, permettete un momento, permettete. Andiamoci. Anzi, non sai che può fare? Mentre noi ci laviamo le mani, tu fai compagnia a Domitore. Fai compagnia a Domitore, ci andiamo a lavare le mani. Domitore, con permesso. Io non volevo rimanere, è stato tuo padre a insistere. E mo me ne posso pure andare. Adesso sarebbe peggio. Ma io lo so perché tu agisci così. Vuoi far succedere quello che non deve succedere. E hai ragione, hai ragione. È di mia madre. Vuole sapere perché non vado a passare Natale con lei. E perché non sei partito? E quando parla così facessi fa cose pazze. Ma allora io non so più chi niente per te. Oh, Vittorio, non so c'è neanche io che taggia ricere. Tu si nomini niente! Però! Scina bacio! No, 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 no,
ti va bene, Guglielmo? No, non ti va bene? Scinna bene. No, non scinna bene. Mi scende. Questa figlia vostra, vedi? Se ti fendo innamorato su voi. E voi sapevate tutto. Io. Ruffiano. A me. Io. Non ne parlammerò. Mamma. Mamma. Mamma, che si saccino? Mamma, che le saccino? Mamma. 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 Luce di Natale, Nora puri,
io mi vorrei a dormire, io mi vorrei a dormire vicino a te tu. Nora puri, nora puri. Questo l'ho fatto fresco. Stiamo andando avanti al caffè qua? Grazie, grazie. Ha chiamato vostro marito da sopra la finestra della cucina. E che voleva? Non ho capito, perché proprio in quel momento io stavo girando la macchinetta col caffè. Mi ha detto che adesso scende e ci parla direttamente voi. Cosa c'è? Un sorso di caffè? No, no, non posso, non posso. Ma un sorso di caffè ve lo dovete prendere, sennò come vi sostenete? Lo faccio proprio, non nagarmi, ce la faccio proprio. Piccione, pigliatevi pure un po' di caffè. Ah, bravo, vabbè, se non mi piglio un po' di caffè ma dormo a letto. E aspettate, questo me lo diamo a Don Pasqualino, non è vero? Don Pasqualino. Grazie. Un sorso di caffè. Caldo, caldo, appena fatto. Sostenete. Vabbè, porto altre due tazze. Dove le prendo, Don Alberto? In cucina tre ce ne stanno. Due le ho portate io perché due ce ne stanno. Vedi qui. Io. Posso farvi vedere la cosa. Questo lo prendo io, questo. Buongiorno. Donna Conce. Buongiorno. Buongiorno, Don Luigi, buongiorno. Che volevi? Oh, volevo sapere se resti qua, se scendi. Io me ne devo scappare, eh. E infatti? Ecco. Questa è la chiave di casa. E non mangi mia donna che non lo può dire. Qua ci ha bevuto vostra moglie. No, è la seconda volta. Grazie. Vabbè, il caffè ormai è finito. Prendi che adesso vado in cucina e faccio una tazza solo per voi, con una macchinetta piccola. Molto buona, grazie. Molto grazie. Con permesso, da questo. Donna Congetta, ma Don Luca, come passa? Come da passa? Ieri sera venne la dottoressa, lo guardai un po', facette una brutta faccia. Ma la notte come l'ha passata? È stato sveglio e ci ha tenuto sveglio tutta la notte. Ma chiamava Nicolina, voleva Nicolina, fatta un'arta, fatta. Ma riconosce? Qualche volta sì e qualche volta no. Ma ieri sera mi sono avvicinata. Io mi guardai un po', chi l'ha gerito? Luca Riesu, io Concetta tua. Io mi guardai un po', dicesse... Tu sei Don Basilio. E chi è mo Don Basilio? È rimasto impressionato perché una ventina di giorni fa andammo a vedere il barbiere di Siviglia al San Carlo. Ci regalano certi biglietti. Che lo veremo fare Don Basilio. Come vincere? E che sta? Volevo dare un po' che brodo e pollo, è caldo caldo. Sì, no, mi diceria lasciamo stare, che non si assopisce. Voi che dici di tornare a me? No, io direi lasciatelo riposare. Poi quando si sveglia, io lo riscaldate un'altra volta. Mettere un po' poco, ma voi. Dino, la dottoressa quando è da venire? È già avessi avuto staccà. E Tommasino? Tommasino aiuta a fare un telegramma a Nicolino, mo bene. Olga, io me la lascio scappare, me devo scappare, però sai cosa voglio fare? Voglio aspettare che si svegli Don Luca, eh. Ah, non la congelo.
Ora che faccio? Aspetta che si svegli Don Luca e poi me ne vado, eh! E vai, vai, ti aspetti! Va bene, va bene. Ninu, Ninu, ti ricordi? A chi sto posto che tu dicendo? Giunga, ma che fai pace con tuo marito e che fannesce tutte cose? E hai visto che hai fatto succedere? E no, morisci di più! E non so decide più, quella poteva mai immaginare che succedeva quello che è successo. Ha tenuta capatosta, nonna Carmela. E siccome a Lucarino non ci ha mai fatto sapere niente, lo parte 3 sere fa, è stato con una ramazzata in casa. Lo sai in lui, tu là, cacca. E beh, come mamma fa? Mi sento buono. Che manni culi. Quanni culi, intanto sono 3 giorni che hanno fatto telegramma e Nicolino non si vede. Ma perché il marito l'ha lasciata? Immediatamente. È andato da certi parenti a Roma. Ha detto che non la vuole vedere più. Una casa distrutta, no! Guarda, io me lo sai, eh. E ti aspetti, se te ne devi andare vattene, sei sempre l'eterno indeciso. Lo so, ma guarda che ti devo dire una cosa. E vediamo, che cosa mi dovevi dire? Già, che cosa ti dovevo dire? Ma come si è scordato? E vedete, non si ricorda. Vabbè. Mamma, ho già fatto telegramma, ha ricevuto. Buonanotte, grazie. Casta Orieste. Grazie, signorina. Papà, come sta? Quello mo si assopito. Non ti fa sentire io. E sta creatura? Sulissima ha trovato. Su 3 giorni e 3 notti che sta vicino al letto del padre. E scala lo palazzo si fa 20-30 fotogliori. Ha da dottoressa, ha da farmacista, Figlio mio, core mamma sua, belle mamma sua, e diceva che era disamorato! Olga, non potevo proprio scappare, Vattene! Donna Conce, però prima che me ne vado voglio vedere come è stato Don Luca. E Nicolino! E Nicolino! Non la c'è! Si è svegliato Don Luca! E Nicolino! Sciolata, carita! Nicolino! Sei venuto Don Nicolino! Mamma mia, è sempre questo Nicolino, ci pare! Mo bene, Nicolino! Carino, mo bene! E Nicolino! Mo bene, Nicolino! Papà, pigliatemelo un po' che provo! Mamma, scaldacelo, che si è fatto fritto adesso! Papà, bevanda. Ma no, dottoressa ha detto ogni ora. E mo' è passato. No, signore, ce va a dire. Tu state zitto. Tu stai zitto, tu, quello è mio fratello. E mo' va a dire. E mo' va a dire. E basta, mi pare che sto momento va a piccicare. E basta. Ma che c'è? È arrivata la dottoressa. Mamma mia, meno male. Buongiorno, buongiorno a tutti. Mamma mia, buongiorno, dottoressa. Siamo stati innanzi tutta la notte. Immagino. Don Raffaele, dite un po' di caffè a dottoressa. Certo, questo l'abbiamo fatto proprio apposta per voi. Sì, grazie, lo prendo volentieri. Sono uscita di qui. Ma si vieni, vedi un po' di caffè. Ma si sta svegli tutta la notte. Mi vive che ti fa bene. Vabbè, ha già capito, non devo andare a pigliare al bar questo caffè. Ti conviene la caffè? Questa casa è un porto di mare. Grazie, grazie. Prego, con permesso. Grazie, grazie. Donna Concetta, come è passato la notte? Ho detto, ci ha tenuto in ansia tutta la notte. Comunque voi ci avete chiesto di prendere la febbre. Adesso me la faccio vedere. Grazie. Un attimo solo. Ecco qua, dottore. Bene, 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 andiamo bene. Don Luca, ma come state? Voi state una meraviglia! E che dispiace
spero di sentire anche di voi. Nicolini? No, Nicolini! Nicolini! Lucarie non è Nicolini, è Don Luigi! Don Luigi Pastorelli, capì? Lucarie, lo sai? C'è sta pure Donna Carmela! La signora Olga! La signorina Rita, Lucarie! La signorina Armida! Alberto, Gerardo! Lucarie, sono venuti a trovare tutti quanti! Lucarie, sei contento, Lucarie! Don Luca, voi dovete fare presto a stare bene! Dobbiamo fare una bella passeggiata! Basta, basta! C'è troppa gente qua dentro! Donna Concia, ve lo dissi anche ieri sera! C'è troppa gente, qua dentro manca l'aria! No, ma tutte queste persone sono arrivate da poco, solo io ho fatto compagnia a Donna Concetta la notte. Lo so, ma non va bene, è meglio sfollare, su! Usciamo. Mia, finalmente mi piglio sto caffè sotto. No. Olga! Olga! Aspetta! Adesso sai che faccio? Aspetto che sento che quello che dice la dottoressa e poi me ne vado. No, mo me ne vado io! Aspetta! No, Olga, aspetta, Olga! Dottore, casomai non vedo accomodato. Mamma, dottore, ci potete mandare qualche brodo? No, voglio prima visitarmi. Metto un po' di muore, non avevo... Mamma mia. Nascosto perché ha paura che il figlio se ne venga. E già mi vengono le scarpe a papà. Ah sì, è venuto le scarpe, un cappotto e il bretello lì. Telegramma ce l'avete fatto? Ce l'hanno fatto. Ce l'hanno fatto. Donna Concè, io me ne devo andare perché ho altre visite importanti. Grazie, dottore, grazie. Certo. Dottoressa, ma allora come sta? Va meglio. Certo, la botta l'ha presa, però va meglio, ho visto casi peggiori. Grazie, dottore, grazie. Certo. Allora domani voi non venite. Don Pasqualino, ma che torno a fare? No, non me lo dite. Qua solo un miracolo. Oh, Madonna mia,
Comunque, se qualcosa dovesse cambiare, mandatemi a chiamare. Fatevi coraggio. Grazie, dottoressa. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci a tutti. Arrivederci a tutti. Arrivederci. Poi Nino, andiamo, uomo, tutta sta roba mia, si chiama per Natale, tutta quella gente. No, no, vi do una mano io, donna Carina. Giornata se ne è andato 3 kg di caffè, un giorno e mezzo, 3 kg di caffè. E chi ne perciò sono venuto? Ma io ce lo vado a dire io, eh. È naturale, si tolgono l'aria a quel punto. Ma ce lo vado a dire io. Umarone, non è con te. Guardate chi ci sta qua. Mamma mia, voi che facile, cagliate bene. Donna Concetta, non me ne cacciate. Voi non sapete quello che ho sofferto in questi 3 giorni. Lo so, è tutta colpa mia. Ma credetemi, ma quello rientro là sotto te. Sono 3 notti che passeggio a Bascio Cultura, che la mo' è scesa, dottoressa. Volevo baciare la mano a Don Luca. Dona Concetta, non mi negate questa grazia. È di Coligno, quelli dicevano che tu non venivi, sono venute. Quello Nicolino mi vuole bene, vero? Nicolino, Ninu, dove stai? Vieni qua. Sì, sono qua, papà. Vieni qua, Ninu, dammi la mano. Metti la mano qua, Ninu. Metti la mano insieme a Nicolino. Fate pace. Ma fate pace e giuratemi che non me lo state più. Giuratemi, no? Giuro, papà. Sì, è arrivato Nicolino. Ma non c'è, sta salendo Don Nicolino. Mamma mia, mamma mia. Mamma, come sta papà? Tutta qua, vieni fuori, guardate fuori. Conce, ha visto, ho fatto fare pace a Nicolino e a Ninuccio, ho fatto fare pace. Voi non mi dovete lasciare più. E non dare dispiacere a Concetto, perché è una brava donna. E non dare dispiacere, avete capito? Tommasino, ma dove sta Tommasino? Tommasino! Papà! Tommasino, vieni qui! Sto qua, papà! Vieni qua, Tommasino! Vieni qua! Non funziona più avanti, non posso parlare. Sì, papà, Don't leave.